grazie a tutti voi di essere qui e vi devo innanzitutto dire che la riunione di questa mattina ci consegna un risultato davvero straordinario e per me non ancora conosciuto fino a questa mattina, cioè in una settimana siamo passati da 1200 amministratori locali a 2500 amministratori locali, questo da sabato scorso a questo sabato. Questo accade perché noi siamo un partito che ha una grande vocazione, la vocazione al territorio. Abbiamo capito in questi anni che non abbiamo la possibilità di decidere da Roma quello che deve fare Venezia, quello che deve fare Padova, quello che deve fare Milano, Torino, Reggio Calabria o Bari. Dunque la nostra impostazione del movimento politico del nuovo centrodestra, voglio riconfermarlo qui, sarà un'impostazione federale con uno statuto che darà al territorio la possibilità di esprimersi e che farà decidere ai leader locali che si saranno misurati con il consenso e con il voto quale sarà la vocazione del movimento politico nel loro territorio, in quel territorio. E penso che questo sia esattamente ciò che i nostri amministratori vogliono ed esattamente ciò che i nostri territori vogliono. Dunque, sono qui a ribadire, e lo dico in primo luogo all'amico della Liguria che lo ha chiesto e proposto come tema importante, la nostra scelta di metodo, che è una scelta profondamente meditata, è la scelta delle primarie. I nostri candidati essere selezionati attraverso una modalità di scelta della base. La base dovrà scegliere chi potrà fare carriera per servire il paese, la regione, il comune all'interno del nostro movimento politico, del nuovo centrodestra. Sarà la base a decidere. Proprio per questo io voglio dire una parola chiara sulla legge elettorale per le prossime elezioni politiche. Noi vogliamo una legge elettorale che salvi il bipolarismo. Noi ci siamo affezionati all'idea che si sta di qua. Il nostro campo lo abbiamo scelto con chiarezza, è il campo del centrodestra, e noi nel centrodestra costruiremo una grande novità. Il nuovo centrodestra sarà il motore del successo del centrodestra. Quindi questa è la metà ed è il campo chiaro e netto del centrodestra, quello dei valori che dal 1994 hanno fondato il bipolarismo italiano. Quindi primo obiettivo della legge elettorale deve essere salvare il bipolarismo. Bisogna dire prima con chi si sta e chi è il proprio candidato. Siamo per la indicazione netta e chiara agli elettori del capo dell'esecutivo. Gli elettori devono sapere prima qual è la coalizione e chi la guida e come sarà composta la coalizione. Terzo, nella scelta dei parlamentari noi siamo favorevoli al meccanismo del sindaco d'Italia. La sera si sa chi ha vinto, si festeggia, poi c'è la stabilità, appena finisce il giro, al giro successivo chi ha fatto l'opposizione, se è stato bravo, può sfidare e vincere. Le assemblee, cioè i consigli comunali, vengono eletti con un rapporto diretto di scelta, di preferenza tra il cittadino e l'elettore, e il candidato sindaco viene eletto direttamente dai cittadini e gode di un premio di maggioranza che gli fa avere quella stabilità che permette a lui di governare per 5 anni. Ha funzionato nei comuni italiani, può funzionare anche a livello nazionale. Sul Senato vogliamo dire una parola anche qui molto chiara. Noi abbiamo idea che deve finire il bipolarismo perfetto, per cui la Camera e il Senato costano il doppio, cioè costano quanto i 2 rami del Parlamento, per fare esattamente lo stesso lavoro.
il Senato deve avere quella vocazione regionale, quella vocazione territoriale che già è presente nella nostra Costituzione e che deve essere rafforzata proprio con una riforma della Costituzione che attribuisca ulteriormente questa vocazione regionale del Senato. Io vorrei dirvi in questa mattina, che è per noi molto importante perché è il primo mese dalla nascita del nuovo centrodestra, 4 sabati fa presso la stampa estera io mi trovai solo dietro una scrivania di fronte ai giornalisti della stampa estera e 4 sabati dopo trovo migliaia di amministratori locali, migliaia di cittadini che dicono di essere dalla nostra parte. E tutti i sondaggi dimostrano che milioni di cittadini danno una disponibilità a rinnovare il centro-destra. E a cambiare la storia dell'area alternativa alla sinistra in Italia. Noi vogliamo essere il motore del successo del nuovo centro-destra. Proprio perché è un giorno importante, io vorrei essere molto molto schietto fino alla durezza, e cioè anche i giorni appena trascorsi hanno dimostrato, che in Italia ormai si sono consolidati 3 grandi poli. In Italia ormai ci sono 3 grandi poli, un polo che è quello guidato da Grillo, il polo della contestazione, un altro polo che è quello ormai a guida Renzi nella sinistra italiana, che ha come parola chiave la rottamazione, quindi vi è il polo della contestazione e il polo della rottamazione. Bene, vi è un altro polo che noi vorremmo che fosse il primo polo italiano ed è il polo della ricostruzione. Vi è il polo in Italia, vi è il polo della rottamazione, vi è il polo della contestazione, vi è il polo della ricostruzione. Noi vogliamo guidare il polo della ricostruzione. Il polo della ricostruzione è il polo rappresentato da quei milioni di cittadini italiani che si sono accorti che quelli che amano solo la contestazione non hanno fatto altro che accumulare scontrini, salire sui tetti e non hanno prodotto una buona riforma in Parlamento. Vi è poi il polo della rottamazione, che dice caccio via quello, quello non mi piace, quello ha 50 anni quindi è da cestinare, quello ha 55 anni quindi è da pensionare. Noi crediamo che nel nostro Paese vi sia tanto da rottamare, ma altrettanto da valorizzare, perché ha ancora tanto da dare nel nostro Paese. Contro la pura rottamazione, contro la pura contestazione, noi vogliamo la ricostruzione. La ricostruzione del nostro Paese, a cominciare dalla ricostruzione della fiducia e della speranza dell'Italia e degli italiani sul fatto che l'Italia possa ancora farcela. Noi abbiamo la necessità di dire quello che ciascuno di noi sente nel cuore. In primo luogo noi sentiamo nel cuore che l'Italia ce la può fare. Ma insomma, ce l'abbiamo fatta dopo la Seconda Guerra Mondiale, ce l'abbiamo fatta contro il terrorismo, abbiamo combattuto e stiamo combattendo una guerra epocale contro le mafie, contro la criminalità organizzata, ce la faremo anche contro la crisi economica e tireremo fuori il nostro Paese dalla crisi. Ecco perché noi oggi abbiamo voluto cominciare una grande campagna di ascolto e di rapporto con i territori e con le autonomie locali. Noi dobbiamo fare il contratto di governo Italia 2014, noi siamo al governo per fare e dunque vogliamo fare sentendo quello che i territori hanno da dire sul contratto di governo Italia 2014, ed è questo il motivo di questa mattina. E del resto,
per essere molto chiari, ieri ha suonato con forza la campana dei fatti. Noi ieri abbiamo cancellato il finanziamento pubblico dei partiti, sottraendo ai partiti quel denaro pubblico che gli amministrava, e questo è inevitabile ammettere che è successo perché i partiti politici ne hanno abusato. Noi siamo un movimento politico a zero contribuzione pubblica, siamo un movimento politico che non ha un euro dallo Stato, non ha avuto e non avrà un euro pubblico. Chiederemo il sostegno a chi vuole dare una mano all'idea, dare una mano al nuovo centrodestra e pensare che il centrodestra possa ricominciare a vincere, a cominciare dal nuovo centrodestra. Ecco, questa di ieri è una campana che non può smettere di risuonare. Quella che ha suonato ieri è una campana che non può smettere di risuonare. E allora, perché non smetta di suonare? Noi abbiamo alcuni punti chiave nel contratto di governo. Adesso li metteremo a punto perché vogliamo una sfida riformatrice con il Partito Democratico. Vediamo se sono pronti a riformare, come e quanto siamo pronti alle riforme noi, perché noi abbiamo le idee assolutamente chiare sul contenuto del contratto di governo. La prima cosa è il lavoro. Ed è inutile girarci attorno se è vero che il lavoro non si fa per decreto, che la crescita non può arrivare per decreto. È assolutamente vero che noi sappiamo con certezza chi fa le assunzioni. Le assunzioni chi le fa? Le assunzioni le fa l'imprenditore, l'artigiano, le fa il commerciante, le fa il professionista. Questi le fanno le assunzioni. E allora la domanda che noi poniamo al Partito Democratico è: li aiutiamo quelli che fanno le assunzioni o gli complichiamo la vita? Semplifichiamo le norme di accesso al lavoro o no? Semplifichiamo le procedure per assumere o le complichiamo? E allora noi lo diciamo chiaro: più si toglie la Fornero e più si torna alla legge Biagi, rispetto ad una legge che fu imposta al Parlamento in una condizione particolarissima, e meglio è. E così vedremo se nel campo della sinistra, che si proclama nuova sinistra, questa della rottamazione, sul mercato del lavoro comanda ancora la CGIL, e se dietro facce nuove esistono pensieri nuovi. Se comanda ancora la CGIL, noi avremo una risposta negativa al nostro contratto di governo sul punto della riforma del mercato del lavoro. Se alle facce nuove corrisponderanno pensieri nuovi, forse in 12 mesi potremo fare un qualcosa che sblocca le assunzioni, diminuendo la disoccupazione e aumentando la chance che i giovani italiani possano trovare un lavoro. Secondo, noi dobbiamo fare tagli alla spesa pubblica improduttiva senza guardare in faccia nessuno. Abbiamo troppi posti dove ci sono sprechi, abbiamo troppe authority, abbiamo troppe public utilities che spesso sono molto public e poco utilities. E dunque finiscono per gravare alla fine sulle tasche dei cittadini. Noi presenteremo proposte fortissime di taglio agli enti inutili e ai carrozzoni pubblici ovunque essi si trovino, a livello nazionale, regionale o comunale. Terzo aspetto, la burocrazia. Noi sulla burocrazia o facciamo una vera e propria rivoluzione oppure faremo leggi per semplificare che aumenteranno il numero delle leggi che complicano la vita. Gli italiani non ne possono più della conferenza dei servizi, perché non si ricordano tracce di conferenze dei servizi che abbiano davvero risolto i problemi.
noi dobbiamo passare a un generalizzato silenzio assenso. Se il cittadino fa una domanda all'ente pubblico, l'ente pubblico ha il diritto e il dovere di rispondere. Se non adempie al suo dovere di rispondere, il cittadino potrà, nel rispetto della legge, realizzare ciò che è contenuto nella domanda all'ente pubblico. Il cittadino è tenuto a rispettare la legge e il pubblico potrà sempre effettuare i controlli per vedere se la legge è rispettata. Ma è la rivoluzione, si cambia dalle autorizzazioni che non arrivano mai ai controlli che, se vuole, lo Stato e gli enti pubblici possono fare. Allora, su queste norme noi avremo un approccio assolutamente costruttivo: semplificazioni nel mercato del lavoro, tagli al carrozzone pubblico, tagli alla spesa pubblica improduttiva, rivoluzione nell'ambito della burocrazia. Queste sono le vere scelte che possono fare cambiare l'Italia, e noi siamo dalla parte delle riforme e del cambiamento. Non vogliamo che vi siano, da parte dei nostri compagni di strada di governo, gli atteggiamenti di chi frena sulle riforme. Non daremo pretesti, ma pretenderemo che la via del cambiamento sia imboccata non a chiacchiere, non a parole, ma con i fatti. Pensiamo di potercela fare. Se ce la faremo, avremo davvero dato una svolta al nostro paese, e alla fine dell'anno 2014 noi avremo un movimento politico radicato sul territorio, una forza politica davvero grintosa, energica e forte, presente in tutti i comuni italiani, che sarà pronta a combattere e vincere la battaglia delle elezioni politiche del 2015 insieme a un centrodestra rinnovato dalle primarie, che riprenderà il primato dei moderati e il primato per il governo del nostro paese. Vi ringrazio.